Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi un nuovo video, un video profumoso. Vi volevo parlare di alcuni profumi che ho della Faberlic, per cui direi di iniziare subito. Ovviamente, come sempre, se ancora non l'avete fatto, vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella. Giù nell'info box troverete tutti i link inerenti ai miei social come Instagram, Facebook e ovviamente tutti i link inerenti anche a Faberlic. Sapete che anch'io faccio parte di Faberlic. Grazie alla mia dolcissima amica Michela, mi ha fatto scoprire un mondo meraviglioso che ha tantissimi bei prodotti da provare a prezzi veramente ottimi, ma questo non vuol dire che un prodotto non sia buono, come tanti prodotti che sto provando sempre grazie a lei, altri prodotti che sto anche aspettando, che infatti a breve vedrete anche uno spacchettamento per quanto riguarda l'ordine che ho fatto, comunque l'ultimo ordine che ho fatto per quanto riguarda la campagna 11. Dunque inizierei subito proprio dal profumo che mi regalò la mia dolcissima amica Michela per il mio compleanno, ed è questo qua, il Boom Contour. Allora, è bellissima già la scatola in sé per sé, tutta rosa con questi ghirigori tutti argentati, con questa scritta argentata. È un profumo da 30 ml. Questo è il packaging del profumo in sé per sé, è bellissimo, veramente bellissimo, con questo fucsia che adoro. Allora ragazze, io quando l'ho ricevuto praticamente l'ho indossato fin da subito ed è veramente qualcosa di spaziale, troppo buono. Sa proprio di fragola, lamponi, quindi lei sa benissimo che io adoro questo genere di profumo, e vi leggo proprio cosa riporta sul sito. Dunque, è un aroma di frutta da buon gustare. L'aroma ti immerge nella magica atmosfera della settimana di alta moda a Parigi. Note luminose di mora, fragola selvatica e fragola lo trasformano in un accessorio alla moda. Per ogni fashionista sogna la composizione arricchita con accenti floreali di orchidea e diadema alla vaniglia, che sono al culmine della popolarità e aggiungono raffinatezza e fascino all'immagine. La piramide olfattiva è davvero molto bella, perché comunque all'interno ci sono queste profumazioni che mi avvolgono. È veramente molto buono. Dunque, abbiamo, per quanto riguarda le note, abbiamo le note di testa che sono il bergamotto, la mora, la fragolina di bosco e la fragola. Le note di cuore sono la fresia, il tiare, l'orchidea, vaniglia. Le note di base sono il cedro e il muschio. È una profumazione dolce ma non stucchevole, avvolgente, con la sua fragolina e la vaniglia è un qualcosa veramente molto bello. Sembra veramente che indossiate una fragola, veramente buono. È un profumo dolce ma non stucchevole, adatto per questo periodo, dura tra le 5 e le 6 ore, personalmente almeno sul mio pH. Ha una scia abbastanza notevole, nonostante non abbia una piramide olfattiva molto vasta, però ha quella piramide olfattiva che non diciamo, è molto semplice come piramide olfattiva, però questo non vuol dire che non sia un profumo raffinato.
è un appunto un 30 ml e sul catalogo lo potete trovare a 12,49 euro. È un profumo meraviglioso e io ve lo straconsiglio. Se amate le profumazioni dolci come la fragola, il tiare, la mora e il muschio bianco, la vaniglia. Sono delle profumazioni, delle note che si intrecciano tra di loro che fanno diventare questo profumo veramente molto avvolgente, molto fresco, non imbarazzante, molto tranquillo, insomma, ottimo per le sere d'estate o perché no per i pomeriggi, per andare a prendere un gelato, un caffè, che so, veramente buono, 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 buono e dura tutta la giornata, almeno. Per quanto mi riguarda, ovviamente dipende ovviamente dai periodi, ecco, dai momenti. Poi andiamo a vedere un altro. Adesso vi parlo di Fortunata. Fortunata, eccolo qua, che lo acquistai con il mio primo ordine che feci appunto sul sito di Faberlic. Questo è un 50 ml. E ragazze, io cioè, con un profumo così non potevo che non prenderlo. Sono troppo 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 felice di averlo fatto. La scatola è veramente qualcosa di particolare con tutti questi colori. Allora, la boccetta si presenta così, con questo colore ambrato molto particolare, con questo disegno molto particolare, anche il tappo, davvero qualcosa di particolarissimo. Eccolo qui. È veramente qualcosa di meraviglioso. È un profumo molto femminile, veramente audace, troppo, troppo, troppo bello. Questo profumo, con l'aroma di questo profumo, ispira il suono di squisite note floreali di gardenia, rose e orchidee. Una goccia di magia aggiunge una dolce ciliegia. La coda sorride all'amante di fortuna con calde note di muschio bianco, mandorla e patchouli. Le note di testa sono il mandarino calabrese e la mela rossa. Le note di cuore sono la ciliegia, la rosa, la gardenia, l'orchidea, la radice di violetta. Le note di base sono la mandorla, la vaniglia, il muschio bianco, il patchouli e la fava tonka. Non vi nascondo che ho scelto questo profumo soprattutto perché quando ho letto che all'interno portava non solo il patchouli ma anche la mandorla, mi sono detta quel profumo deve essere mio. Allora, anche in questo caso troviamo un profumo molto particolare, molto femminile, molto signorile, direi, oserei dire. È davvero molto particolare perché appunto ha questa profumazione che questo intreccio tra la vaniglia e il patchouli, ma nello stesso tempo anche della mandorla, anche se è una mandorla molto, diciamo, delicata, quindi non è che appena lo spruzzate sentite la mandorla, anche perché comunque la troviamo tra le note di base, quindi una delle ultime fragranze che troviamo all'interno di questo profumo. Però quando poi inizia a svanire, diciamo, a sfumare questo profumo, non solo sentite l'aroma della vaniglia, del patchouli, ma sentite anche quella della mandorla ed è veramente qualcosa di particolarissimo e veramente bellissimo. Super, super bello, veramente molto molto particolare, molto, ripeto, è un profumo che per gli amanti che amano appunto il patchouli, la fava tonka, la vaniglia, è un profumo molto molto signorile, molto bello, molto particolare, ha una bellissima nota, ha una bellissima piramide di note olfattive, è davvero qualcosa di magico, bellissimo.
Poi infine vi parlo di Bouquet d'Aurore, penso che si dica, è questo qua, che è l'ultimo che ho acquistato nell'ultimo ordine che avete già visto, che comunque se ancora non l'avete visto ve lo linko comunque su tra le schede. Allora, anche questo si presenta con un packaging veramente molto signorile, molto raffinato, molto femminile, come vedete, con questo bellissimo tappo che sembra quasi un diadema, e con queste sfumature del lilla, del viola, è veramente qualcosa particolarissimo, come anche il profumo in sé per sé. Anche in questo caso mi ha colpito tantissimo le note olfattive di questo profumo. Dunque, gli accordi principali abbiamo l'agrumato, il floreale bianco, il fruttato aromatico muschiato. Allora, è una fragranza del gruppo floreale fruttato ed è stato lanciato nel 2017. Il naso di questa fragranza è Thomas Fontaine, penso che si dica. Le note di testa abbiamo il pompelmo, il ribes nero e limone. Le note di cuore sono magnolia, chiodi di garofano e gelsomino. Le note di base sono il cedro, l'ambra e il muschio. Allora, io personalmente questo profumo l'ho acquistato in modo particolare perché, appunto, come voi sapete se mi seguite, adoro le profumazioni agrumate, quindi che hanno all'interno il limone e tante altre fragranze fruttate e floreali messe insieme, qualcosa di particolare. Dunque, allora, è un profumo molto fresco, floreale, si sente tantissimo la nota del limone appena che lo spruzzate, ed è veramente qualcosa di bello, bellissimo, fresco, frizzante, adatto per queste sere d'estate assolutamente. È un profumo veramente molto femminile, molto chic alla mano, molto di tendenza, è veramente strepitoso. Questo io l'ho preso con uno sconto che avevo dell'80%, è veramente qualcosa di spaziale, particolarissimo. Tra l'altro il mix tra frutta e fiori è veramente qualcosa di magnifico, magico, veramente troppo 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 bello. Faberlic ha lanciato all'incirca 133 profumi. Il primo profumo infatti è stato lanciato proprio nel 2003 e l'ultimo proprio è stato lanciato nel 2019. Hanno comunque lanciato questi profumi in collaborazione con dei profumieri veramente molto all'avanguardia, molto bravi, molto veramente con degli olfatti veramente stravaganti, bellissimi, come appunto Pierre Bourdieu e tanti altri che non vi sto qui a leggere perché potrei magari anche sbagliare qualche pronuncia, però è qualcosa di veramente particolare. Le collezioni che trovate, le collezioni appunto che trovate in Faberlic sono All Fragrance, 8 Element, Aromania, Beauty Box Collection, Bouquet Collection, come appunto questo qua fa parte proprio della collezione Bouquet Collection, Caribbean Collection, Collection Privé, Cures, insomma, e tanti 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 altri. È veramente qualcosa di particolarissimo, bellissimo. I profumi sono qualcosa di veramente eccezionale. Costano il giusto secondo me, perché comunque hanno un loro perché. Sono veramente belli, particolari, nulla da invidiare ai profumi più famosi. Questa che vedete è una tinta bellissima che ho preso la penultima volta che ho fatto l'ordine, che ne ho preso anche un'altra, ne ho presa un'altra fucsia che voglio portare con me in vacanza, anche questa, perché questa è molto molto bella, molto
estiva, è quasi un corallo ed è veramente bellissima. Vi voglio far vedere dal catalogo appunto questa tinta, è praticamente un tono di rosa pesca ed è la 40462, che è un rosa pesca molto molto bello, molto estivo. Su di me hanno proprio quell'effetto rimpolpante appena viene indossata. Costa 6,99 euro e devo dire che è qualcosa di veramente molto molto bella. È una tinta opaca e si presentano così praticamente, come queste qua. Io già avevo la malva, se vi ricordate, e poi ho voluto prendere questa e ora ne sto aspettando un'altra che è la fucsia, la 40467, se non mi sbaglio è questa qua, la fucsia. Insomma, bellissima, veramente sono bellissime queste tinte, durano tanto, non seccano le labbra, insomma. Ve la volevo comunque far vedere anche tramite questo video, nonostante parlasse di profumi, ma si parla di Fabric, quindi mi faceva piacere farvelo presente. Come sono tutti i prodotti di Fabric sono buonissimi, che non vedo l'ora di provare i prodotti che gli stanno per arrivare. Questo è il catalogo della campagna 12, che se vi iscrivete a Fabric dal 10 al 30 agosto riceverete questi regali, questi qua, che sono tutti prodotti per il bucato. In più faranno, se vi iscrivete entro le 24 ore di questo periodo, chi effettua appunto il primo ordine riceverà anche una piacevole sorpresa, che è un set di tester di cosmetici per la casa, ed è tutto qui praticamente. Direi che è una cosa ottima da poter provare i loro prodotti anche per la nostra casa e capire un attimo la qualità di questi prodotti. Tra l'altro in questa campagna sono usciti tantissimi prodotti nuovi per i capelli, che prossimamente anch'io voglio provare qualche cosa. Sul sito tra l'altro potete anche fare un certo tester per vedere appunto quale tipo di prodotto può andare bene per la vostra qualità di capello. Insomma, io direi che, ragazzi, io vi consiglio tantissimo di iscrivervi a Fabric, di approfittare dei loro vantaggi, dei loro sconti, dei loro prodotti, perché sono veramente ottimi. C'è tanto 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 da scoprire in questi prodotti e io mi sto scoprendo man mano tantissimi prodotti che poi nel corso del tempo ve ne parlerò con calma. Alcuni li sto testando e già mi stanno piacendo letteralmente, mi stanno piacendo tutti quelli che sto testando per il momento. E che dirvi, io vi aspetto su Fabric, se vi va trovate il link giù nell'info box per iscrivervi anche voi a Fabric. Se volete mi potete anche contattare in privato, ne parliamo insieme, non c'è problema. Se volete avere qualche aiuto, se avete qualche domanda da fare, non ci sono problemi, me lo scrivete sotto oppure in privato. Comunque avete a disposizione anche la mia email personale, per cui se volete avete tutti i mezzi per potermi contattare, ecco. Io vi ringrazio come sempre per la visualizzazione, io vi mando un grande bacio, fatemi sapere che cosa ne pensate di questi profumi che sono qualcosa di fantastici, di fantastico, e noi, se volete, ci vediamo al prossimo video. Un bacio, ragazze, ciao ciao!